Oggi pomeriggio è per me l'ultimo consiglio comunale al quale parteciperò. Si chiude per me una lunga, intensa, veramente bellissima esperienza di amministratore di questa città, una città nella quale sono nato, sono cresciuto, ho deciso di far crescere nostra figlia, una città per il bene della quale ho speso tante energie e tanto tempo con l'intenzione di fare sempre il meglio per Ferrara e per i suoi cittadini. Le motivazioni che mi portano a queste dimissioni sono motivazioni di natura personale, sono legate alla particolare e faticosa fase della mia vita personale e familiare, che naturalmente richiede che tutto il tempo e tutte le risorse disponibili io le debba dedicare a quelle che sono le persone per me più care. Un arrivederci e non un addio. Aldo Modonesi si è dimesso da consigliere comunale, lo ha fatto per ragioni familiari e personali, annunciandolo direttamente durante i lavori del Consiglio del 1 marzo. Entrato giovanissimo, 25 anni fa, nell'agone politico, Aldo Modonesi ha iniziato la sua carriera nel 1995 con l'elezione a consigliere nella circoscrizione Giardino Aria Nuova d'Oro del Comune di Ferrara nella lista di Ferrara Democratica. Via via ha ricoperto il ruolo di assessore, trovando la fiducia nei due sindaci che lo hanno voluto nelle loro giunte e che Modonesi ha ringraziato, Gaetano Satriale e Tiziano Tagliani, con i quali ha ricoperto la carica per quasi 4 consigliature, tra le deleghe quelle ai lavori pubblici, alla sicurezza, alla protezione civile, in particolare durante il sisma che colpì la città nel 2012, e poi la delega al Palio di Ferrara, una vera e grande passione per Modonesi. Nel 2019 la candidatura a sindaco di Ferrara, che portarono però all'elezione dell'attuale sindaco Alan Fabbri. La decisione di lasciare la politica è stata presa con grande serenità, ha spiegato Modonesi, che a fine settembre aveva passato il testimone di capogruppo del Partito Democratico a Francesco Colaiacovo. Oggi si chiude la mia esperienza, la mia lunga esperienza di amministratore di questa stupenda città, grazie a tutti quelli con cui ho avuto modo di lavorare in questi anni. E soprattutto un buon lavoro agli amministratori e ai consiglieri del Comune di Ferrara. Non dimentichiamoci, non dimenticatevi soprattutto mai che sediamo in consiglio sì perché eletti in una lista, sì perché chiamate a sostenere e a contrastare le scelte, chi a sostenere, naturalmente chi è maggioranza, chi è in minoranza, a contrastare le scelte di un'amministrazione, ma soprattutto sediamo in consiglio comunale per fare il bene della nostra città e dei suoi cittadini.